Questo video non lo volevo fare, devo ammettere che vi ho mentito, quindi purtroppo lo farò. Vabbè raga, allora, il nero più nero del mondo che ho usato in un video non era il nero più nero nel mondo a nostra disposizione, abbiamo quest'altro, il Muso Black, che è più nero di questo, almeno secondo questa immagine che ti fa vedere un confronto tra il Muso Black e il Black 3.0, che secondo me è totalmente fasulla, perché dubito che il suddetto nero che dovrebbe assorbire il 99% della luce possa dare un risultato così diverso da un altro ipotetico nero come questo che dovrebbe assorbirne il 97%. Non credo che il 2% possa fare tutta questa differenza. Oggi siamo qui per sfatare un mito e per farlo avremo bisogno di entrambi questi neri. Questo già l'avete visto nel video, il nero più nero, e questo l'ho preso su Amazon. Ma nel frattempo c'è una cosa che non ho ancora fatto con il Black 3.0 e che oggi andrò a fare proprio con questo nero, ovvero prendere un oggetto qualsiasi, può essere una sfera, una statuina, qualsiasi cosa, e farlo sparire, farlo diventare soltanto una sagoma nera in questo video. L'oggetto che ho deciso di sacrificare per il bene di questo esperimento è niente po' di meno di questo Pikachu. Così tenero, così dolce, è destinato a sparire. O forse no, non è detto, il test serve apposta per questo. Quindi andiamo in sua compagnia a cercare di creare un buco nero. Benvenuti in questa soggettiva della sottoscritta dove andremo a scocciare il nostro Pikachu. Ovviamente con questo non intendo che andremo a infastidirlo, o per meglio dire sì, ma non ci limiteremo a questo. Copriremo metà del suo tenero corpicino con dello scotch carta, o forse l'altra metà. Vi chiedo ancora scusa per il terribile modo in cui ho iniziato questo video, ma sognavo anch'io di fare finalmente un video che non volessi fare. È una cosa così vista e rivista su YouTube che veramente mi sentivo una mosca bianca non averlo fatto e ci tenevo insomma a avere anch'io il mio momento. Dopo questo probabilmente mi manca soltanto il video sfogo e poi a tutti gli effetti sarò considerabile una vera e propria YouTuber. Ma fino ad allora mi limiterò a scocciare Pokémon. Ok, ce l'abbiamo. È arrivato il momento di dare un bel fondo aggrappante al nostro Pikachu. Ora, mettiamo un fondo aggrappante sul nostro Pikachu perché nelle direttive di Stuart Semple suggeriscono di usare un aggrappante se si usano superfici lisce come la plastica, quindi non ci intossichiamo e lo facciamo qua fuori. Forse troppo. Sì, l'aggrappante si è asciugato, è passato qualche giorno, quindi è arrivato il momento di trasformare il nostro Pikachu. Per farlo ho seguito le migliori linee guida, ci tengo che venga bene, e quindi il nostro Muso Black verrà diluito con un po' d'acqua per poi essere utilizzato con l'aerografo, con il quale sinceramente sono ancora una principiante, ma nei giorni scorsi ho seguito un po' di guide e ho fatto un po' di prove spruzzando direttamente sul cartone con dell'acqua. Prima per sicurezza sbattiamo e poi proverò a mettere un 50% di Muso Black e un 50%. Ok, ho acceso il compressore, quindi se sentirete un peggioramento dell'audio è dovuto a quello. Eccolo qua, il nostro nero. Proviamo a vedere com'è sul nostro Pikachu. Devo confessarvi che questo video è un po' un'anomalia sul mio canale, ci sono un sacco di salti temporali, ma questo è dovuto al fatto che ogni mano di aggrappante o di colore che poi io do preferisco aspettare 24 ore per far sì che il colore si asciughi ben bene. E quindi 24 ore sono ormai passate e abbiamo tra le mani questa cosa qua, che ho paura solo a guardare. C'è un po' di disordine, scusate, non sapevo sareste venuti, non ho messo a posto. Dicevamo, il frutto delle mie fatiche, il nostro amato. È un buco nero nel video. E adesso andiamo a scartarlo. Vi confesso che ogni strato di colore che mettevo continuavo a pensare: lui non se lo merita. Il busto non l'avevo scocciato bene, infatti ci sono dei punti che sono leggermente sfumati, ma vabbè. Sto cercando il più possibile di evitare di toccare il nero, perché so che questo potrebbe danneggiarlo o comunque comprometterne l'opacità. Sembra fatto con Photoshop, è incredibile! E quindi ecco qua il nostro mezzo Pikachu, messo su uno sfondo nero, sembra letteralmente tagliato a metà. Stupendo! Voglio proprio vedere come apparirebbe questo Pikachu dentro alla scatola.
cos'è? Sembra un bug. In effetti non è neanche del tutto sbagliato perché noi abbiamo comprato solo questa parte di Pikachu come rappresentato sulla scatola. Rick, Kama, venite! Volevo farvi vedere un Funko Pop che ho comprato. Purtroppo c'è un bug. Mi hanno dato solo questa parte. Quindi eccolo qua. Ah, sì, certo. Io, se posso, suggerirei fare una nuova linea. È la versione due facce di Batman. Dentro la scatola è proprio nero nero. Aspetta di Eh sì. vederlo fuori. Sai qual è la cosa che mi piace di più? È che il nero fa proprio spessore. Mi verrebbe voglia proprio di prendere tutti i Funko Pop e farli neri, tutti quanti. È bellissimo, io lo adoro. Comunque, questa avventura con Pikachu mi ha fatto ritornare in mente quella volta in cui ho fatto un video animato in cui catturavo Pikachu che mi supplicava di non catturarlo. E grazie a quel video ho ricevuto i peggio insulti, bambini che mi auguravano le peggiori malattie, non sto scherzando, un episodio molto assurdo della mia carriera youtubica. Posso dire che però, dal mio punto di vista, aver ricevuto tutti questi insulti per aver catturato Pikachu mi ha fatto capire che quantomeno l'avevo animato e impersonato molto bene, tale da renderlo vivo, diciamo. E comunque che si sappia che dopo aver catturato Pikachu è questa la fine che gli ho fatto fare, questa! Ma messo da parte il rancore, è arrivato il momento di fare una cosa in questo video, quello che vi ho promesso sin dall'inizio, ovvero un effettivo paragone tra il Musou Black e il Black 3. Come ho intenzione di fare questo paragone? L'altro giorno, mentre ero in live, mi è venuto in mente di realizzare un'illustrazione che raffigura la silhouette di un corvo, che è un soggetto che con il nero va a braccetto, fin troppo scontato, direi. Quindi ho pensato di riempire questa silhouette con il Black 3.0 e lo spazio negativo, quindi lo sfondo, con il Musou Black. Se alla fine di questo esperimento si dovesse vedere ancora la silhouette del corvo, potremmo dire a tutti gli effetti che questi due neri sono differenti e trarre quindi la conclusione su quale dei due sia più scuro dell'altro. Altrimenti, se l'immagine dovesse sparire, avremmo capito che i due neri sono uguali. Ho deciso in questo caso di stendere due mani di colore per entrambe le tipologie di nero, giusto per essere sicura che appunto non ci fossero condizionamenti dovuti al fatto che magari una stesura non era sufficiente. No, due mani dovrebbero essere più che sufficienti per poter vedere un confronto effettivo. Inoltre è importante sempre lasciare asciugare questi colori 24 ore perché da bagnati si vede molto di più quanto il colore tende a essere di un grigio più chiaro. Comunque ho fatto questo esperimento in live, quindi per chi fosse interessato, ogni venerdì alle 5 mi trovate in live, tutti i link sono qua sotto in descrizione. Ci potrete vedere fare dei disegni che poi finiranno nei video, oppure anche delle sfide tra me e Riccardo. Quindi, arrivati al momento del reveal, ragazzi, stacco lo scotch carta con molta soddisfazione. Voilà. Devo anche stare attenta a non toccare il nero perché non voglio comprometterlo con le mie manacce. Ed eccolo qua. È lui, la prova schiacciante, il definitivo, che dimostrerà quale di questi due neri vince la gara di nerezza. Voi lo vedrete molto bene dall'alto, probabilmente, o dalle altre riprese che ho fatto, ma sono veramente sorpresa della differenza. Io pensavo che il nero 3.0 fosse molto nero, in effetti, paragonato con qualsiasi altro nero, era molto scuro. Ma ragazzi, lo vedo anche a occhio. Il Musou Black lo batte fortissimo, senza alcuna ombra di dubbio. Messi a confronto i due colori, il Black 3.0 sembra quasi grigetto, diciamo. E tutto questo è veramente impressionante. Posso però spezzare una lancia a favore del Black 3.0 dicendo che nasconde molto meglio le pennellate, ovvero nel riempimento del corvo, in alcuni punti ci sono degli accumuli di colore, ma in assenza di questi accumuli non saprei proprio dire in che direzione il colore è stato steso. Invece il Musou Black è molto più striato, molto meno uniforme. Le pennellate escono fuori e non sto dicendo che sia necessariamente una cosa negativa. Molto spesso è bello anche vedere la matericità del colore attraverso le pennellate. Dico solo che è un effetto diverso e quindi se si volesse ottenere magari un risultato più omogeneo, il 3.0 potrebbe cavarsela meglio. Magari cogliamo al volo l'occasione per chiederlo anche ai nostri compari. Quale dei due neri è più nero? Beh, questo. Non devi toccarlo! Questo. Ragazzi, sì. Ufficialmente il Musou Black è quello di sfondo, il Black 3.0 è quello del corvo. Quindi abbiamo la comparazione. Che conclusione possiamo trarre? In effetti, oh, 2% si nota così Ma sì, tanto. Vabbè, ora questa stima non mi sa di accurato. Si vede proprio che è più grigetto questo. Sì. L'altro messo a confronto è nero. Però se ripensate allo scorso video, quello in cui mettevamo a confronto il Black 3.0 con gli altri neri, non facevamo altro che dire: "Oh, questo è nerissimo!" Infatti, ora vorrei, sarei curioso di vedere un pennarello normale com'è. Ecco qua. Sì, no, Quindi, esperimento concluso, possiamo dire che il Musou Black è più scuro. A questo punto ne esiste uno ancora più scuro? Scopriamolo. Scrivetelo nei commenti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ragazzi, le conclusioni sono state tratte. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video. E noi ci vediamo con un altro video la prossima settimana. Oppure qua ci sono dei video che potete spulciare. Vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!